A Pisa, alla fine del 1968, De Giorgi, Bombieri e Giusti iniziano a lavorare al problema di Bernstein con la soluzione di Simons, il quale aveva lasciato intendere che per superfici a 8 dimensioni potevano esserci delle irregolarità. Siccome si discuteva sempre tutto insieme, diciamo, anche io mi trovai un po' coinvolto in questa impresa. Fu un'impresa che durò non pochissimo, non era l'impresa di un giorno. Non si trattava soltanto di avere un'idea di come procedere, ma proprio il procedere stesso era molto molto complicato. Bisognava fare moltissimi conti, calcoli che si dovevano fare a mano ovviamente, perché non si trattava di calcoli numerici, erano formule che bisognava manipolare, che bisognava trovare delle funzioni speciali che risolvevano, che verificavano certe disuguaglianze. Erano dei risultati molto, era un lavoro di lunga lena. Io ricordo Bombieri e io lavoravamo la sera, anche fino a tardi a volte, e proprio cercando di condurre un porto, un po', comunque di ottenere risultati parziali che potessero essere un po' così, su cui poi uno si potesse ancorare per andare avanti. Quando io arrivavo la mattina in dipartimento, un po' più tardi del solito, perché avevamo lavorato fino a tardi, trovavo De Giorgi seduto nel mio studio che aspettava per avere il resoconto di quello che era successo la sera prima. Questa cosa è andata avanti per molto tempo, per più di un mese. Abbiamo consumato intere risme di carta la sera, intere scatole di gessi durante il giorno facendo i conti alla lavagna, finché poi alla fine, appunto, come avviene in tutti i lieti fini, in tutte le storie con lieto fine, le cose si sono messe insieme e siamo riusciti a dimostrare che cosa? A dimostrare che quello che aveva trovato Simon era il meglio possibile. Fino a 7 dimensioni aveva dimostrato Simon, non ci sono coni di area minima, tutte le superfici sono lisce, in 8 dimensioni vengono fuori coni di area minima. Il cono di Simon era effettivamente un cono di area minima e quindi le superfici potevano essere singolari. Contemporaneamente si trovavano delle superfici su tutto lo spazio a dimensione 8 o superiore che non erano dei piani. Quindi il teorema di Bernstein valeva per superfici fino a dimensione 8 e poi non più. Questo per molti versi fu un risultato sorprendente, soprattutto perché Simons pensava che il calcolo fosse complicato, ma che comunque il problema di Bernstein sarebbe stato toccato marginalmente. Simons e molti matematici continuavano a credere, infatti, che anche a dimensioni superiori potessero mantenere la regolarità. A che cosa serve la matematica? La matematica è una frase celebre, che si cita sempre, è irragionevolmente utile. Nel senso che ci sono tantissimi esempi di teorie che sembrano le più astratte possibili e che poi diventano utilissime per le cose più diverse. Per esempio, la teoria delle misure degli inizi del Novecento, l'idea delle fettine per ricostruire un oggetto tridimensionale, che è la tecnica alla base della TAC. Non ci avrebbe pensato nessuno. O la teoria dei nodi e poi l'Ottocento e poi il DNA. E allora uno potrebbe dire, vabbè, ma insomma i matematici si divertono a giocare con le bolle di sapone, con le superfici minime, le lame saponate, ma insomma tutto questo, insomma, vabbè, riguarda questi qua, ma insomma a noi non interessa nulla.
E invece non è vero neanche questo, perché per esempio, è solo uno degli esempi, in architettura le lamine saponate sono state usate moltissimo. Fraiotto negli anni 60 inventa l'architettura delle strutture tensile structure, che sono tutte le tende sospese che si trovano in giro. Cioè, se voi andate in uno stadio, la più famosa è quella di Monaco, la più grande, ebbene, la sua forma è fatta con modelli di lamine saponate.